Buongiorno amici, ben ritrovati. Questa mattina vi faccio vedere una ricettina particolare. Allora, qui ho del filetto di maiale dove ho già messo un po' di grani di pepe in salamoia. Gliel'ho messo sopra, vedete, non è una gran cosa, è un mezzo filetto. E andrò a farlo sempre con il pepe verde e la sua cremina, però con l'aggiunta e col suo profumo dello zafferano. Non so se avete mai provato a fare il filetto con lo zafferano, zafferano vero, anche perché una mia carissima amica che coltiva lo zafferano qua in Romagna, quindi è proprio produzione nostra, mi ha regalato questo zafferano fantastico, ha un profumo meraviglioso. Sapete che lo zafferano si sposa bene con la carne di maiale, con il pollo? Però se, allora, potete usare anche la bustina. Però se trovate i pistilli così, guardate questi che belli, sarebbe meglio. Per usarli e per gustare al meglio lo zafferano, andrebbe, anzi, va messo in ammollo in un liquido bollente. Questa è una ricetta particolare, è un po' troppo questo, perché anche bisogna stare attenti alle dosi, perché lo zafferano se ne mettiamo troppo va veramente a rovinare il sapore, va a cambiare molto e a rovinare anche gli altri sapori. Quindi, insomma, è importante per dirvi, per questo mezzo filetto io metto, vedete, una pinzata così in un liquido caldo, può essere acqua, può essere brodo, in questo caso è vino bianco. Questo è vino bianco, un mezzo bicchierino che dopo io userò da sfumare il filetto, dove l'ho messo nel microonde, l'ho scaldato bene bene e ora lo vado ad ammollare. E poi con un piccolo piattino lo copro anche e nel frattempo preparo gli altri ingredienti di questa ricetta. Quindi, primo step, un po' di vino bianco bello caldo e metto un pochettino di zafferano. Poi avvicino il telefono e vi faccio vedere questa splendida ricetta perché è veramente buonissima. Ecco qua, sono passati circa 15 minuti da quando ho messo lo zafferano nel vino caldo perché deve mettere fuori tutto il suo colore. E lo mettiamo qua a parte. Una padella antiaderente in questo caso. Io ho messo un pochettino di olio, si può mettere anche olio e un po' di burro, però io ho messo solo olio. Metto a soffriggere una mezza cipolla e un paio di spicchietti d'aglio e lascio soffriggere. Nel frattempo infarino il mio filetto così e cerco di portarmi dietro un po' i chicchi di pepe. Così, in questo modo qui infarino e lascio rosolare la cipolla. Una volta rosolata la cipolla e l'aglio, andiamo a mettere giù il nostro filetto e tutti i suoi granelli di pepe. E lasciamo rosolare da tutte e due le parti. Così. Quando vedo che è ben rosolato, lo giro e lascio rosolare bene anche dall'altro lato. Intanto posso salare. A questo punto andiamo a sfumare col nostro vino e zafferano. Guardate che colore. Lascio andare, ma proprio un minutino, eh? Un minutino. Rigiro la carne, perché è una cottura molto veloce. Rigiro la carne e subito a seguito la classica. Poca, eh? Guardate, qui era un terzo di una confezione da 250 ml. Lascio riprendere il bollore e posso già preparare il piatto per
per andare a impiattare. Guardate che meraviglia. Il profumo dello zafferano è fantastico. E come dicevo, si sposa benissimo in questo piatto. Lo zafferano sta molto bene con l'aglio, con la cipolla. Ecco, lascio bollire, vedete? Proprio un minutino, intanto vado a prendere un po' di prezzemolo. Ecco qua, andiamo a mettere una puntina di prezzemolo e poi ne mettiamo una dopo, giriamo così. È bene che abbia abbastanza salsa questo piatto, guardate che spettacolo, meraviglioso. Spengo. E subito lo vado a impiattare perché questo è buono, bello, caldo, appena fatto. I colori dello zafferano sono incredibili. Grazie a Roda, questa mia amica che si è messa in questa bellissima attività e fa lo zafferano qua in Romagna, quindi non mancheremo di usarlo, il suo zafferano. Guardate che spettacolo con questa cremina. No, vabbè. Cioè, che ve lo dico a fa'. Una vera meraviglia. Lo zafferano è insomma, un gran prodotto, specialmente quando è fatto locale. Così. Mettiamo un altro po' di prezzemolo sopra. Che vedevo di? Un piatto fantastico, filetto di maiale e lo zafferano. Ciao!